delusione, soprattutto rabbia, dopo la decisione assunta dalla Regione Abruzzo di destinare solo 1 milione di euro proventi della vendita del Covalpa, centro lavorazione prodotti agricoli di Celano, a 5 comuni del Fucino per la manutenzione delle strade. Insorgono i sindaci esclusi, la polemica in furia. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Giorgio Fedele, vicepresidente della Commissione Agricoltura e Attività Produttive della Regione Abruzzo. Ancora una volta il centrodestra che governa Regione Abruzzo mostra tutto il disinteresse nei confronti della Marsica, un territorio che continua ad essere umiliato, da ultimo con la sottrazione dei 6 milioni della vendita dell'impianto di lavorazione alla società Covalpa, che dovevano essere reimpiegati all'interno del territorio. 6 milioni che soprattutto in questo momento sarebbero stati fondamentali per dare risposte al mondo agricolo, al mondo dell'imprenditoria o anche ai semplici cittadini che hanno a che fare con il caro bollette. Invece questa regione, questo governo, il presidente Marsilio, che cosa ha deciso? Ha deciso di sottrarre 3 milioni per pagare i debiti che la regione Abruzzo vanta nei confronti dell'AGEA, non riguarda alcun aumento dei fondi del PSR, 2 milioni vengono invece stornati per la progettazione della sede unica degli uffici regionali a Pescara e soltanto le briciole vengono lasciate in Marsica. È un fatto gravissimo, l'ennesimo, non purtroppo una novità, un fatto al quale noi ci siamo opposti con oltre 2000 emendamenti. Emendamenti che la maggioranza ha cassato, violando qualsiasi norma di democrazia e svilendo l'istituzione consiliare. Dunque la somma di 1.050.000 euro sarà ripartita tra San Benedetto de Marsi, Pescina, Ortucchio, Trasacco e Celano, 210.000 euro a comune per il rifacimento delle strade del Fucino. Fedele non ci sta, è chiosa così. Questa non è terra di confine, questa non è una colonia, la Marsica deve smettere di accettare questo atteggiamento da parte della maggioranza. È il momento che cittadini, associazioni di categoria e amministrazioni comunali alzino la testa e facciano capire a questa regione che la Marsica ha pari dignità come tutti gli altri territori in Regione Abruzzo.